Abbiamo affrontato un tema particolare, quello dei confini, un tema diciamo, che parte indubbiamente dall'attualità. Oggi è tempo e sempre di più si sente parlare di confini, di migrazioni, di oltrepassare i confini, di sconfinare, di mettere i confini, di delimitare. Quindi diciamo parole che rientrano un po' nel linguaggio comune. Noi normalmente ci occupiamo di scienza, ma siamo anche molto convinti che la scienza non può essere assolutamente avulsa dalla realtà quotidiana, ed ecco il motivo per questo ciclo e per questa commistione di saperi che ci porta ad avere degli interventi rigorosamente scientifici uniti a degli interventi diciamo più di natura culturale, non che la scienza ovviamente non sia cultura, anzi, ma di cultura più generale riguardo la scienza nel dettaglio. Allora, a maggior ragione è un piacere quindi introdurre Barbara Brunner, che ha veramente cordialmente accettato subito, nonostante i suoi veramente molteplici impegni, l'invito ad essere qui con noi, e credo che sia la persona adatta, se non la miglior persona, per introdurre questo tema. Lei stessa ci dirà perché. Barbara fa poco, è giornalista, inviata dalla RAI, si dovrebbe dire un volto noto, probabilmente la vedete al telegiornale abbastanza spesso, mi capita di vederti se guardate il TG3. Da molti anni, da 20 anni, lavoro in RAI, prima in radio e adesso da una dozzina d'anni, se non sbaglio, in televisione, come inviata esteri e specializzata diciamo, nell'est Europa, nelle zone di lingua tedesca, se non ricordo male. Quindi ha una grandissima esperienza e ci parla di, anche qui un po' paradossalmente, un tema delicato dei confini. Iniziamo a parlare quindi degli sconfinamenti, che sarà un po' comunque un leitmotiv di tutto il ciclo. Noi abbiamo volutamente usato la parola confini, ma anche l'avverbio oltre, quindi oltre i confini sarà un po' la cifra di tutte le quattro chiacchierate. Quindi dopo Barbara avremo Massimo Rossi, che è un geografo della Fondazione Benetton di Treviso, che parlerà dei confini geografici naturali, cioè ci racconterà la storia di come nascono i confini e cosa significano oggi per la geografia. Poi sarà il mio turno di raccontare un po' dove stanno oggi i confini della conoscenza in ambito fisico, nell'ambito delle scienze dure, diciamo così, e quali sono le sfide che ci aspettano. E poi, andando sempre più in là, nell'orizzonte, arriveremo all'ultima delle conferenze del collega Giampaolo Piotto, che è un astronomo, e che è il responsabile italiano, avrete sentito, di questa missione dell'Agenzia Spaziale Europea che va alla ricerca della vita nei pianeti extrasolari. Recentemente se ne è parlato anche sulla stampa, e quindi diciamo dall'Europa, di cui ci parlerà Barbara, arriveremo fino ai confini del sistema solare ed oltre. Buonasera, sono molto felice di trovarmi qui a Novara, è la prima volta che vengo in questa città e quindi è anche uno dei motivi per cui ho accettato, francamente. E mi fa anche molto piacere inaugurare un ciclo che si occupa soprattutto di scienza. E come sapete, il giornalismo è tutt'altro che una scienza esatta. Spesso veniamo inviati in posti di cui non sappiamo quasi nulla e purtroppo raramente conosciamo veramente con grande competenza le aree di cui ci occupiamo, quindi a volte siamo un po' imprecisi e questo forse è anche uno dei motivi per cui i giornalisti ogni tanto come dire, vengono presi di mira anche in questo, come dire, in questa epoca di ardori contro l'establishment, diciamo così. Per ciò che riguarda i confini, però, posso dire insomma, di avere qualche esperienza per ciò che riguarda i confini sono iscritti nel mio DNA. Io provengo dal confine orientale d'Italia. Il mio cognome Gruden suona tedesco, ma non è tedesco, è anzi sloveno. E a me piace sempre raccontare la storia dei miei nonni. I miei nonni sono nati entrambi da cittadini austro-ungarici.
quello più anziano è nato nel 1896 in Istria, quindi un italiano di Istria, da cittadino austro-ungarico è nato in un territorio che è ora croato, in una cittadina, anzi in un paesino in realtà, che si chiama Petrovia. Il mio nonno, il suo nome si chiamava Gualtiero Facchin, quindi denuncia tutta la sua provenienza appunto istro-veneta, e mia madre si chiama Facchin anche lei ovviamente. Il mio nonno sloveno, Gruden, da cui il mio cognome, Josip Gruden, invece è nato in territorio ora italiano. Quindi sono nata a cavallo di questi confini. E è una storia che ho cercato di tramandare anche a mio figlio, cosa che volevo aggiungere anche questo, che entrambi, pur essendo contadini, abbiamo parlato prima delle nostre origini, entrambi da contadini parlavano tre lingue, quindi il nonno italiano ovviamente parlava l'italiano in casa, parlava il tedesco a scuola e il croato perché comunque il suo paese confinava anche con territori a maggioranza, popolazione a maggioranza croata. Il mio nonno sloveno, anche lui, sloveno in casa, tedesco perché è nato sotto l'Austria e poi ovviamente italiano. Tradizione che ho cercato di tramandare anche al mio unico figlio, insomma in casa parliamo diverse lingue e cercando di tramandare anche questa, diciamo, questa cultura a cavallo dei confini. Da triestina bi e multilingue o diversamente bastarda, che è una, è una definizione che mi piace usare per me stessa, e ho cercato sempre anche di, nel mio piccolo, insomma, essendo attiva in qualche associazione culturale triestina, di combattere le visioni etnocentriche che si sono avute di volta in volta di Trieste, insomma, per ultimo quella di città italianissima, Trieste all'inizio, un secolo fa, era sì sempre a maggioranza italiana, però essendo il porto del grande impero austro-ungarico ospitava tantissime etnie, tantissime comunità. Credo che avrete sentito parlare di un mio illustre concittadino, il professor Claudio Magris, con cui mi sono peraltro laureata, ha insegnato tantissimi anni a Torino, uno dei suoi libri più famosi, almeno dalle nostre parti, è appunto Trieste, un'identità di frontiera, scritto con Angelo Ara. Ed è la storia di questa Europa di mezzo, di cui faceva parte Trieste, in cui convivevano tanti popoli. Come dicevo, quindi superare i confini per me è sempre stato importantissimo. Per quale motivo? L'obiettivo è quello di cercare di trovare una memoria condivisa nelle zone di confine dove abbiamo avuto parecchi lutti, non solo, io parlo delle mie terre, ma in Europa abbiamo conosciuto tantissime guerre, no? E quindi arrivare a una memoria condivisa credo che sia importantissimo anche nell'Europa di oggi, in un'Europa in cui ci sono sempre più parole d'ordine, non lo so, la Francia ai francesi, l'Olanda agli olandesi, la Germania ai tedeschi, l'Italia agli italiani e via dicendo. Di confini mi sono occupata moltissimo anche dal punto di vista professionale, sia per alcune guerre di cui ho dovuto scrivere, da quelle dietro l'angolo di casa mia, insomma, nell'ex Jugoslavia, Croazia, Bosnia, Serbia, Kosovo, più recentemente in Ucraina, che sta sull'altro, sempre a est, ma un po' più a nord. Proprio domani, peraltro, mi appresto a ritornare in Ucraina per un reportage. È una guerra dimenticata di cui parliamo ormai pochissimo. E quindi sempre in questa ottica di cercare di trovare quello che ci accomuna e non quello che ci divide. Ho raccontato i confini, lo ammetto, con l'angoscia che in Europa ci sia il rischio che vada distrutto quel poco o tanto che siamo riusciti a costruire in 60 anni di Europa.
un mese fa circa abbiamo celebrato il 60° dei Trattati di Roma, con una cerimonia a Roma che forse è stata più celebrativa che un nuovo inizio. Il mio auspicio, insomma, è che si riesca a trovare una nuova, come dire, una nuova spinta per far rivivere il sogno europeo. A proposito di confini, vi racconto un aneddoto familiare. Nel 2007, io vivo già a Roma da diversi anni, mio figlio ne aveva 5. Nel 2007 la Slovenia, che è il paese con cui confina Trieste, entrava in Schengen. Eravamo in bagno la mattina a lavarci i denti, io e il mio figlioletto di 5 anni, e al giornale radio c'è il servizio con cui raccontano delle cerimonie per l'entrata della Slovenia in Schengen. E io mi sono emozionata, anche se ero lontana dalla mia città, da questo confine che aveva segnato comunque la vita e la storia anche della mia famiglia, e ho pianto, e mio figlio di 5 anni mi guarda e mi dice: mamma, perché piangi? E io l'ho guardato e gli ho risposto: imparerai quando sarai grande che a volte si piange anche di gioia. Per questo, per questa mia storia familiare, ho deciso di mostrarvi il primo dei servizi che ho deciso di mostrarvi riguarda una cittadina francese che si chiama Verdun, di cui avrete sentito parlare. Verdun è uno dei simboli delle atrocità della Prima Guerra Mondiale. Ci sono stata un mese e mezzo fa, nell'ambito di una serie di servizi realizzati per il TG3 che abbiamo chiamato 60 anni d'Europa. In occasione per l'appunto del 60° dei Trattati di Roma abbiamo voluto dedicare una serie di servizi a quello che di buono è successo con questa Europa, anche a quello che insomma non va in questa Europa. Insomma, è stato un piccolo viaggio tra i lati positivi e anche tra le cose che non funzionano, insomma tra il populismo e l'euroscetticismo. Alcuni miei colleghi, quando hanno visto questo servizio, mi hanno preso in giro, mi hanno detto: vedo che sei sulla notizia, parli di avvenimenti di 100 anni fa. Però devo dire che mi ha veramente emozionata e spero che piaccia anche a voi. Mio padre è stato ferito qui il 24 ottobre 1916, era rimasto intrappolato tra le linee tedesche e francesi. Nonostante pallottole, schegge gli avessero squarciato schiena e ventre, è riuscito a salvarsi. Peter Sauter è arrivato appositamente dalla Germania per raccontarci la sua storia. Dopo la guerra lo sentivo urlare nella notte per gli incubi e i dolori. Lui non aveva la forza di parlarne, per questo ho cominciato a venire a Verdun. Prima con il timore di essere accolto come un nemico, poi trovando tanti amici francesi con storie simili. 300.000 soldati sono morti a Verdun nella più sanguinosa battaglia su suolo europeo. Ma ora questa regione vuole essere simbolo di riconciliazione dell'amicizia franco-tedesca, pietra angolare dell'Unione Europea. Abbiamo voluto salvare i resti e le tombe dei soldati tedeschi, spiega Jean-Louis Periquet, sindaco di una comunità di 63 persone. Alcuni compaesani storcono il naso, dicono che ci occupiamo troppo dei tedeschi, ma quei soldati semplici hanno vissuto lo stesso inferno senza neanche sapere perché. Un inferno di fango, bombe e gas che si può immaginare visitando il memoriale frequentato ogni giorno da scolaresche francesi e tedesche. Nel 2016 sono stati qui 45.000 giovani. Conoscere gli orrori della guerra ti aiuta ad apprezzare la pace, spiegano queste ragazzine di Stoccarda, e tutti devono impegnarsi per preservarla. Nel resto del mondo ci sono tante guerre e c'è chi con gli attentati vuole portarle anche da noi, aggiunge questa più grande francese. Ma sono convinta che almeno tra europei non ci faremo più la guerra. Per questi giovani la pace è un bene acquisito, ma Philippe Hansch, direttore del Centro per la Pace di Verdun, avverte. La pace è fragile, è una questione di equilibri e la scarsa conoscenza gli uni degli altri può far sorgere nuovi nazionalismi. Spero che abbiate sentito che vi sia
piaciuto. Io mi sono emozionata raccontando questa storia, la storia di un del discendente di un soldato tedesco, come avete visto, e del discendente di un soldato francese, perché che cosa hanno detto di importante? Hanno detto che i loro avi sono morti o sono stati feriti in una guerra di cui non conoscevano le ragioni, in una zona di confine dove il confine andava su da una parte e dall'altra, insomma si è spostato tantissime volte, e dove ci sono centinaia di migliaia di tombe. A Verdano ho ripensato a mio nonno, a quello istriano, italiano, perché era, insomma, era sufficientemente grande da poterlo mandare in guerra, purtroppo l'altro è nato pochi anni prima della prima guerra mondiale. Ed essendo italiano di Istria, è stato arruolato nell'esercito austro-ungarico, ma è stato mandato sul fronte russo perché gli italiani non potevano combattere gli italiani, e quindi ha vissuto l'inferno russo. Per fortuna ha avuto salva la vita, è tornato dopo mille traversie, dicevo, ha avuto un anno per tornare in Istria, nella sua terra natia. E anche lui, povero piccolo uomo, insomma, ha dovuto affrontare degli orrori senza sapere perché, neanche lui. Ma soprattutto la cosa che mi ha in qualche modo tormentato in quei giorni in cui abbiamo fatto queste riprese è stata la seguente domanda. Se anche oggi risorgessero quei nazionalismi, c'è la possibilità che risorgano quei nazionalismi, c'è la possibilità che dei movimenti nati anche in base a, come dire, a spinte sacrosante, a dubbi, a critiche sacrosante, insomma, sull'Europa, le parole d'ordine di questi movimenti ci possono riportare a quella situazione? Partiti e movimenti che oggi si danno la mano al Parlamento europeo per dire, come dicevo prima, la Francia e i francesi piuttosto che la Gran Bretagna e i britannici, e questo presto sarà una realtà, o l'Olanda e gli olandesi, eccetera. Se ognuno di questi movimenti governasse ognuno nel proprio paese, sarebbero ancora capaci di darsi la mano in un qualche consesso internazionale, oppure potremmo tornare nella situazione di un secolo fa? Quindi questo viaggio attraverso i confini è per me è stato un viaggio sempre su questo crinale, insomma, guerra e pace, integrazione, collaborazione, comprensione, la memoria condivisa. Dicevo prima, io parlavo della mia terra di Trieste. In Europa abbiamo una memoria condivisa, spesso purtroppo bisogna dire di no. A Verdun ci sono scuole aeree, prima città con dato, mi sembra di ricordare, 45.000 studenti in un anno al memoriale di Verdun. Sono tanti, sono pochi, forse sono troppo pochi, ne dovremmo avere ovunque, in tutti i luoghi, delle nostre memorie, delle nostre sofferenze, no? E soprattutto forse anche lì arrivano queste scolaresche francesi e tedesche sulla spinta sicuramente di un progetto politico dell'amicizia franco-tedesca, che però troppo spesso manca altrove in Europa, no? Sempre nell'ambito di questi servizi che ho fatto per il TG3 sui 60 anni d'Europa, ne vorrei proporre un altro, che è un viaggio attraverso i confini, però dal punto di vista economico. Come dicevo prima, è stato un viaggio che voleva mettere in luce, come dire, alcuni l'euroscetticismo in alcuni casi, e in alcuni casi le cose che funzionano ma che ormai diamo per scontate. In questo caso camion Facebook. In questo caso, diciamo, un aspetto positivo dal punto di vista economico, che però introduce anche altri problemi di cui parlerò dopo. Si parte alle prime luci del giorno alla volta di Ugg, a 2 ore da Varsavia.
A guidarci per 1200 km è un camionista di lungo corso, Luigi Simeoni, che ricorda bene i confini di una volta. Mentre ora, dopo Tarvisio, ci sono solo i cartelli a segnalarci che si entra in un altro paese. Sì, stiamo per entrare in Austria, stiamo attraversando il vecchio confine e, come potrete notare, non c'è alcun controllo. Questa è la vecchia dogana, dove potevi passare anche intere giornate. Una libertà di movimento per merci e persone ormai acquisita, ma sempre più a rischio per la crisi dei migranti e per i timori legati al terrorismo. È già buio quando varchiamo la seconda frontiera. Adesso stiamo arrivando in confine con la Repubblica Ceca e qui c'è sempre la possibilità che ci siano i controlli della polizia per vedere che non ci siano clandestini a bordo. Stavolta però non ci sono pattuglie e il viaggio prosegue senza intoppi fino al deposito di Ugi. Allora Luigi, com'è andata? Bene, il viaggio è andato bene, diciamo. Quante ore ci sono volute da Treviso fino a qua? 18 ore. Avendo trovato anche il tempo buono, le strade andavano bene. Il titolare della ditta, Simone Beghetto, a calcolare quanto costerebbe il viaggio se ci fossero di nuovo i confini. Sicuramente delle perdite di tempo maggiori. Ogni confine di Stato che viene transitato dalle 4 alle 8 ore minimo di attesa per ogni confine, con un aggravio sui costi di un circa 15% in più. Quindi, come avete visto, questo aveva un taglio più economico, no? Sui benefici, in questo caso, di Schengen. Però introducerò un altro elemento ed era, non so se si riesce a sentire fino in fondo, introduce l'elemento appunto della, chiamiamola, crisi migratoria e del terrorismo, no? Quindi con il rischio che questi confini si chiudano. L'abbiamo visto per esempio nei Balcani, in Ungheria, sotto la spinta della crisi dei rifugiati, ha non solo chiuso i confini, ha costruito un vero e proprio una vera e propria barriera di filo tagliente più che spinato, insomma, per impedire l'arrivo dei migranti. Ecco, dicevo, quindi i confini Schengen, come avrete capito, forse essendo io donna di frontiera, ritengo che l'Europa dovrebbe andare di più, cioè verso un'ulteriore integrazione, verso è che i singoli paesi dovrebbero avere il coraggio di cedere maggiori porzioni di sovranità di quanto non si sia fatto finora. È comprensibile che ci siano dei timori, perché le nazioni più forti potrebbero avere sopravvento, c'è il timore di un'Europa guida tedesca. Si diceva, quando la Germania si è riunificata, si diceva, ma sarà la Germania a diventare europea oppure l'Europa diventerà tedesca? Ora l'egemonia economica tedesca è fortissima, quindi il timore che ci sia un'egemonia politica tedesca è fondato, però la guida tedesca già c'è. E a proposito dei confini dei migranti, l'abbiamo visto nel 2015, quando sulla spinta di quello che stava succedendo in Siria, sulla spinta di alcune tragedie, chissà se ve le ricordate, perché ormai le notizie si susseguono con un ritmo talmente frenetico che poi ci dimentichiamo di alcuni passaggi fondamentali. Anche chi se ne occupa ogni giorno quotidianamente tende a volte a dimenticarsene, vuol dire chi se ne occupa, come noi giornalisti, insomma. Forse vi ricordate che nell'agosto del 2015 c'era stata una tragedia su un'autostrada austriaca, avevano trovato un camion abbandonato e poi aprendono hanno scoperto dentro una settantina di cadaveri di migranti che stavano cercando di raggiungere la Germania. Ecco, quello fu il punto di svolta dopo il quale la cancelliera Merkel disse: bisogna aprire le porte, bisogna accogliere queste persone che stanno fuggendo dalla guerra. E quindi mi sembra che fosse il 30 agosto la cancelliera disse: la Germania è pronta ad accogliere 1 milione di migranti.
Così fu, anzi, tra l'agosto del 2015 e il febbraio del 2016 in Germania arrivarono 1.200.000 persone. Non sono rimasti tutti in Germania, perché a un certo punto, sotto anche la pressione dell'opinione pubblica, la Germania ha cominciato a fare degli accordi con alcuni dei paesi di provenienza di queste persone, facendo una scrematura tra i rifugiati, quelli considerati rifugiati veri e propri, soprattutto siriani, e quelli che sono considerati invece migranti economici, e quindi ha cominciato a rimpatriare iraniani, afghani, mi sembra pakistani e anche alcuni i cittadini provenienti da alcuni paesi del Maghreb. Quindi a oggi non so quanti ne siano rimasti di quel 1.200.000, però mettiamo che siamo la metà, che siamo siriani. Volevo farvi vedere un terzo servizio che riguarda proprio quei giorni. Questo servizio è stato girato il 4 no, quello, Ungheria. È stato girato il 4 settembre, quindi diciamo 4 giorni dopo l'apertura della Merkel. Più forte di una menomazione, della stanchezza, della vecchiaia. La volontà di lasciarsi l'Ungheria alle spalle, varcare la frontiera e raggiungere la Germania spinge questa gente ad affrontare l'impensabile. Un migliaio di persone si è messo in marcia oggi da Budapest con l'obiettivo di raggiungere a piedi almeno il confine con l'Austria. In prima linea i giovani e i forti, dietro tutti gli altri. Intere famiglie con bambini e vecchi hanno raggiunto l'autostrada per Vienna. Qualcuno rimane indietro per il caldo e la fatica, ma la maggior parte avanza. In Germania è la direzione che indicano questi ragazzi. No bus, no train. Non ci sono treni, non ci sono pullman, così abbiamo deciso di andare a piedi. Chi proviene dall'Afghanistan, dal Pakistan, dalla Siria, qualcuno azzarda addirittura una previsione fin troppo ottimistica, 2 giorni per arrivare a Monaco in Baviera. Ma c'è anche chi vuole andare più lontano, come la siriana Amal. Siria. Che vuole raggiungere con i suoi 2 figli il marito in Svezia e continuare lì a fare l'insegnante. E questa è la risposta dei migranti all'invito del premier ungherese Orbán a sgomberare la stazione ferroviaria di Budapest. Una decisione presa stamattina quando una decina di giovani uomini aveva fatto il giro dell'accampamento per invitare la gente a ribellarsi. A tutti ormai è raggiunta la notizia che il treno partito ieri da Budapest, carico di migranti convinti di andare in Austria, era stato bloccato in mezzo alla campagna vicino al centro di accoglienza di Bicke. Un luogo che per questa gente è diventato sinonimo di trappola, perché è qui che vengono portati i migranti intercettati tra la capitale e l'Austria e da cui tutti invece vorrebbero fuggire. Come questa famiglia siriana fatta scendere a forza da un treno. E che nella notte di Vichke diventa l'obiettivo di una vera e propria caccia all'uomo. Il padre viene colpito da un manganello, le donne e i bambini urlano disperati. Non avete pietà, vogliamo solo salvarci la vita, andare in Germania. A nulla valgono le spiegazioni degli assistenti sociali, verrete portati in un campo profughi e registrati, lì potrete riposarvi. Ma solo l'idea di restare in Ungheria per queste persone rappresenta un incubo. Vabbè, sì, io ogni volta che rivedo questo pezzo mi vengono i brividi. E trovo che siano immagini molto forti, sia quelle all'inizio, che ci mostrano la determinazione di questa gente che si è messa in marcia, credo che abbiano camminato, adesso non vorrei esagerare, ma si sono fatti varie decine di chilometri finché poi non sono stati predisposti i pullman per portarli alla frontiera. Secondo me sì, l'emozione è forte anche perché poi mostra la sofferenza di alcune di queste famiglie. E l'emozione è anche perché poi io ho seguito per diversi mesi la rotta balcanica e ogni giorno ci sono state giornate in cui arrivavano in diverse migliaia. Non so se vi ricordate anche delle immagini di queste distese verdi, ce n'erano alcune veramente molto suggestive, tra virgolette, in Slovenia, che camminavano vicino a un fiume con la polizia a cavallo davanti, ed erano migliaia. Quindi
c'era anche il pensiero, ma dove li mettiamo? Che cosa ne facciamo? Che cosa succederà da noi? Perché io personalmente penso che l'Europa possa sopportare diciamo l'arrivo di diverse centinaia di migliaia di persone, però non tutti la pensano come me, no? Come si vede anche in questi giorni con tutte le polemiche sull'ONG, se sono taxi, se fanno i tassisti o meno. Quindi è ovvio che l'arrivo massiccio tutto insieme di tutte queste persone può provocare e ha provocato insomma diversi problemi dal punto di vista politico. La stessa cancelliera Merkel, che ha deciso di fare questo gesto umanitario, non ha messo in conto per esempio che i suoi alleati del centro Europa si sarebbero ribellati, cioè il cosiddetto gruppo di Visegrad, cioè i quattro paesi dell'est Europa, il più grande la Polonia, poi l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, insomma, che questo lo saprete certamente, non hanno voluto prendere neanche uno dei rifugiati di cui si è decisa la ricollocazione, non su base europea, eppure l'Ungheria ne avrebbe dovuti prendere, mi sembra, solo 1200 o giù di lì, anzi ha fatto un referendum nell'ottobre scorso per dire che per rivendicare la propria sovranità, e anche se alla fine il governo non ha vinto quel referendum perché non hanno raggiunto il quorum, cioè non ha raggiunto la maggioranza, il quorum di votanti sì, ma non la maggioranza di sì alla proposta del governo, l'hanno comunque considerato una vittoria e quindi continua a rivendicare la propria sovranità sui temi legati all'immigrazione. Quindi dicevo, la cancelliera Merkel non ha fatto i conti, tant'è vero che adesso tutti dicono che è colpa sua, insomma, che anche quelli che arrivano attraverso l'Italia, chiusa una volta chiusa la rotta balcanica con l'accordo con la Turchia, anch'esso traballante perché i rapporti tra Europa e Turchia, insomma, non sono proprio all'acqua di rose in questo momento, quindi scelgono un'altra rotta, arrivano per mare e attraversano l'Italia. E quindi siamo alle prese con questo fenomeno, e come dicevo prima, molti incolpano la cancelliera per aver fatto credere a tutti quelli che pensavano e volevano venire in Europa che l'Europa sia accogliente, che accolga tutti, che sia desiderosa di accogliere tutti. Ecco, oltre al fatto che erano tanti e che continuano ad essere tanti anche se non 5.000 al giorno come succedeva sulla rotta terrestre, adesso per mare comunque sono un po' di meno, ci si pone l'altro problema con cui abbiamo a che fare ogni giorno, spesso, insomma forse non ogni giorno, ma spesso nelle cronache di questi ultimi due anni. Queste persone sono integrabili, possiamo convivere, c'è il pericolo del terrorismo, sappiamo che per esempio per la rotta balcanica sono arrivati alcuni dei componenti del comando che hanno colpito a Parigi e a Bruxelles. Certo, sono veramente quattro persone, forse su, come abbiamo detto, su 1.200.000, mi riferisco alla rotta balcanica, però ovviamente i timori ci sono. E per ciò che riguarda l'integrazione, possiamo vivere insieme musulmani e cristiani? Qui il timore è legato soprattutto al fatto che queste persone siano in maggioranza musulmane, non siamo abituati all'arrivo di tanti musulmani. Quando gli italiani andavano in Belgio e in Germania, provenivamo più o meno da un clima culturale insomma più omogeneo, e certamente l'esperienza francese, belga, ma anche di altre, purtroppo di altre città,
ci insegna Stoccolma, per ultimo vi ricordate c'è stato un attentato a Stoccolma poche settimane fa, ci racconta del fatto che comunque in questi paesi hanno lasciato crescere dei quartieri, chiamiamoli dormitorio, che vivevano accanto alle grandi città, ma l'integrazione non c'è stata. Quindi il problema non è soltanto se loro siano integrabili, ma quanto noi siamo disposti o capaci di prendere dei provvedimenti per poter vivere tutti insieme. E, io ho visitato parecchie di queste periferie, Saint-Denis a Parigi, Molenbeek a Bruxelles, perché mi sono occupata anche degli attentati. Alcuni di questi quartieri sono veramente, sembrano dei corpi estranei nelle città. Come? Ho detto sono corpi estranei. Sì, ok, sono corpi estranei. Sembra di stare in una periferia del Cairo piuttosto che una periferia di Istanbul o addirittura nell'Anatolia profonda, insomma. E questo è dovuto al fatto che insomma, ci sono state queste ondate di immigrazione, alcune riguarda la Francia, insomma dalle ex colonie, dalla Germania. In Germania sono arrivati milioni di turchi in base ad accordi economici non dissimili da quelli che hanno portato gli italiani in Belgio, in Germania, e forse per decenni ci si è trascurato questo aspetto, insomma, dell'integrazione. Ci sono alcune prime generazioni che ancora conoscono poco la lingua, non parlo della Francia perché insomma provengono tutti dal Maghreb, comunque da paesi francofoni, però per esempio se andate in Germania ci sono turchi che non parlano il tedesco. Paradossalmente però il problema dell'identità e dell'integrazione arriva con le seconde generazioni. Quelli che hanno colpito a Parigi e a Bruxelles non sono i vecchi, no? Tra virgolette, perché magari i vecchi sono arrivati in Francia, in Belgio, in Germania alla ricerca di una vita migliore, sono riusciti ad avere questa vita migliore e ritengono questa loro vita dignitosa. Le seconde generazioni invece forse sono divise tra due mondi, tra un mondo della prima generazione ancora chiuso in se stesso e non sufficientemente integrati con la seconda, con la società in cui vivono. E quindi sono facile preda anche dei predicatori d'odio, insomma dei predicatori di un Islam violento. Questa non è una giustificazione, ma insomma diciamo che può essere una spiegazione. In questo mio viaggio attraverso l'Europa mi ha colpito l'esperimento tedesco in base a quest'ultima grande ondata di migranti. Si sono messi di puzzo buono e hanno capito che insomma bisogna fare di più per insegnare la lingua, per insegnare che cosa significa vivere in Germania. Vi ricordate i fatti di Capodanno 2015-2016 a Colonia? Quello è stato uno shock per i tedeschi, che fino a quel momento c'era stata un'euforia abbastanza generalizzata, forse non tutti i tedeschi, ma la maggioranza dei tedeschi aveva visto questa apertura della cancelliera Merkel come un fatto molto positivo. Io credo che l'abbiano vissuta anche un po' come un riscatto nella considerazione internazionale, insomma, della Germania, la Germania che accoglie dopo la Germania matrigna che ha schiacciato sotto il proprio tallone la Grecia, per esempio, finalmente una Germania che accoglie e che mostra il proprio volto benevolo. Quindi c'era stata un'euforia abbastanza generalizzata per questa decisione della cancelliera. Gli avvenimenti di Capodanno a Colonia, vi ricorderete le molestie sessuali, anche gli stupri, le aggressioni, ha cambiato parecchio la percezione. E quindi per quelli che sono rimasti di questo 1.200.000,
la Germania si sta molto spendendo proprio su questo fronte, e a Berlino ho potuto visitare una scuola che, in cui fanno corsi di integrazione, che mi ha molto colpito, e quindi volevo mostrare questo ultimo servizio. Imparare a darsi la mano, gesto semplice ma che pone donna e uomo sullo stesso piano. Imparare cos'è un currywurst, la salsiccia al curry di Berlino, dove si consuma carne di maiale a tonnellate. E la sfida che devono vincere tutti i nuovi arrivati da Asia, Africa e ora soprattutto dal Medio Oriente. Coniugazione vocaboli, diritti e doveri. Del resto, senza la certificazione di questi istituti è difficilissimo trovare lavoro. Mahmoud, siriano curdo, è in Germania da un anno e mezzo e già parla quasi correttamente tedesco, tanto da dare una mano anche come interprete. La vita qui è completamente diversa, ma io voglio imparare tutto e tornare a fare il mio mestiere, dice orgoglioso, sono un bravissimo falegname. Anche a Maisun, siriana, vorrebbe tornare a insegnare, 6 mesi fa è riuscita a ricongiungersi con il marito in Germania. Per me è tutto nuovo, le donne qui si comportano in modo molto diverso, ma la cosa importante è che ci sia libertà di religione, che mi sia permesso portare il velo. Chi arriva a frequentare questi corsi ha già completato gran parte dell'iter burocratico per poter restare in Germania e un primo avvicinamento alla cultura occidentale è già avvenuto, conferma il più anziano, Mohammed, siriano. I'm very happy in Deutschland. Non ho problemi di ambientamento, sono un cuoco e ho lavorato in un ambiente internazionale, cosa che mi piacerebbe fare ancora. Ma ci sono anche quelli che restano nei centri di accoglienza ad aspettare il sussidio, sembra che siano venuti in Germania solo per approfittarsene. Per quelli che studiano con impegno, il tedesco diventa quindi anche veicolo di valori. In questa classe non ci sono differenze tra donne e uomini e per lo più questo non è un problema, spiega l'insegnante Lidia, mamma vietnamita, papà marocchino. Il nostro compito è insegnare come si vive in Germania, anche se, vista anche la mia storia personale, intendo l'integrazione in modo forse particolare. Non come assimilazione e sottomissione alla cultura dominante, ma come ricerca dei valori che abbiamo in comune. Mi piaceva questa cosa dei valori che abbiamo in comune. E io penso che abbiamo diversi valori in comune con l'Islam. Non sono il Papa, non sono neanche credente. Lo dico così apertamente. Però c'è un Islam moderato, c'è un Islam con cui si può parlare. E non tutti gli islamici, non tutti i musulmani sono uguali, no? Ce n'è 1 miliardo, non so quanti, sul pianeta, e come sappiamo non hanno un papa, quindi non hanno un'interpretazione unica del Corano. Il problema sono per appunto i predicatori d'odio, quelli che convincono la gente a indossare una cintura esplosiva piuttosto che mettersi alla guida di un camion e lanciarsi su un mercatino di Natale. Come superare questi confini? Io sono solo un testimone, mi auguro che saremo tutti in grado di saperlo fare e di poterlo fare. Grazie.